Una delle più importanti funzioni della pelle è quella di barriera, ma anche di isolamento dall'esterno. Lo strato più superficiale della pelle, quindi l'epidermide, in particolare le cellule più esterne dell'epidermide, sono normalmente abitate, quindi colonizzate da microbi, quindi da batteri, che nell'insieme formano la flora batterica. Si distinguono due tipi di flora batterica, quella residente e quella transitoria. La prima di solito non causa infezioni, ma contribuisce alla capacità di barriera della pelle. La sua presenza infatti ostacola la crescita di microbi in grado di determinare delle malattie, quindi dei patogeni. Invece la flora batterica residente diventa responsabile di infezioni quando si propaga a sedi del corpo in cui normalmente non è presente, quali l'occhio, la cute non integra, colonizzandoli. Poi vi è la flora transitoria che si acquisisce invece per contatto con persone oppure oggetti in cui sono presenti dei germi patogeni. Tra i germi presenti normalmente sulla pelle, oltre ai batteri, il più comune è lo Staphylococcus epidermidis, ci sono anche dei funghi, quali per esempio il Pterosporum. Un tipico esempio di colonizzazione della pelle da parte di microbi potenzialmente dannosi può aversi durante l'assistenza sanitaria, per contatto quindi con altri malati, con il medico e l'infermiere, oppure con superfici oppure oggetti contaminati. Il numero delle infezioni correlate alla pratica assistenziale è tutt'altro che trascurabile. Secondo i dati del Ministero della Salute, queste infezioni si verificano nel 5-8% dei ricoveri e sono ancora più frequenti nei malati in situazioni critiche, come coloro che vengono ricoverati in terapia intensiva. Parliamo di una percentuale che va dal 9 al 37%. Durante questa attività di assistenza, se non si adottano opportune misure igieniche, c'è il rischio di diffondere le infezioni tra i malati, tra malati e soggetti sani e viceversa. Ci sono delle prove a dimostrazione che circa un terzo delle infezioni associate alle pratiche assistenziali sono prevedibili con delle semplici misure igieniche. Sempre secondo i dati del Ministero della Salute, circa un paziente su 100 muore per effetto diretto dell'infezione, mentre in 3 pazienti su 100 l'infezione ha un ruolo significativo, ma non determinante nel decesso. Addirittura, quando alcuni microrganismi provenienti da altri distretti del corpo, quali pelle, cavità orale, intestino tratturinario, diffondono attraverso il flusso sanguigno e raggiungono il cuore, possono provocare l'endocardite, ovvero l'infiammazione del rivestimento interno del muscolo cardiaco.